Ok, allora ecco com'è andata. Il mio capo stava scopando con Sua Altezza Reale Cuscino di Piume, che era tutto. Oh, Blitzy, sei sempre un magnifico stallone. Vuoi venire ad una festa? Faremo cose sublimi sotto la luna piena. Oh, cazzo, sì! Morale della storia, un invito ufficiale niente meno che da un principe dell'inferno. 3:28 a.m. E mentre dormo vicino alla mia bellissima dea, la mia magnolia in fiore, il mio chihuahua demoniaco, vengo svegliato dal mio capo. Che cosa vuole, signore? Oh, baby, Beh, a Millie piace l'idea. Aspetti, da dove sta chiamando? Era ovvio. Ed è così che ci si presenta un classico pacchiano e noioso delle commedie d'amore: i suoceri. E i miei sono stereotipicamente tirati fuori da una cazzo di sitcom. Ma chi cazzo li scrive questi episodi? Ma un po' di originalità? E dopo figure di merda, complimenti a Millie perché se li merita. E il classicone del mi piace più il capo di mia figlia che mio genero? Si presenta lui. Lui! In groppa al My Little Pony di Marilyn Manson, lo sguardo di Jackson Agli. Striker, un gran figlio di una puttanona! La sento solo io la tensione sessuale in questa scena? Sta per tirare fuori il cazzo! E invece no, perché i miei suoceri interrompono prima del coito platonico, proponendo il solito gioco barbaro, idiota, da Neanderthal del festival. Insomma, solo un animale senza cervello parteciperebbe. E quindi mi propongo. Perché sono un cretino? Insomma, immagino cose sul testare la mia forza attraverso una prova per sfamare la mascolinità tossica o cazzate del genere. Ed è per questo che ho combattuto contro un maiale. Non parliamone mai più. Tomorrow. E partono i giochi con ancora più tensione sessuale. E danni fisici permanenti. Tensione. Danni fisici. Tensione. Danni. Danni. Tensione. Dovrei fare un controllino dal medico per quello. Ancora! Sono un personaggio molto importante all'interno della gerarchia infernale, ma preferisco molestare Blitzy piuttosto che parlare dei miei reali doveri magici o cose così. Qui parto con la fase della negazione, non importa se non ho vinto, tanto sono più bravo in altre cose. Tipo, cantare. E visto che il boss è il più stronzo degli stronzi, invita lo stronzo a unirsi al gruppo. Bruh. Ma bisogna essere degli stronzi però, eh. Ok, ho capito. Moxie fa schifo. Moxie non è forte. Moxie è una pulce con l'artrosi e un'infezione alle vie urinarie che non riesce a saltellare perché non ha più le gambe. E così non riesce più a lavorare, quindi viene licenziato. E non può più sfamare la sua famiglia. I suoi suoceri lo deridono, e sua moglie lo lascia per una vespa, e i suoi figli lo odiano. E muore da solo e triste. Ma quando è che divento fico? Ah, qui! Con il mio intuito incredibile, da Sherlock Holmes e la discrezione di una spia doppiogiochista russo-ucraina, mi introduco nella puzzolente camera di Stryker. E lì c'è uno stupendo, incredibile fucile dalla punta benedetta, un'arma dal design unico, materiale di altissima qualità e la peculiarità di poter uccidere anche i reali infernali. Sto avendo un'erezione. E qui Moxie salva la situazione! Ok, qui Millie salva la situazione. E che cazzo? Guarda che quella è mia moglie, stronzo! L'uovo marcio di Anaconda ci infila nello scantinato. E qui puzza e ci sono i topi. Io odio i topi! Insomma, sono piccoli e sgranocchiano con le loro faccine, i loro dentini e le loro disgustose zampette. Millie, mio dolcissimo squalo assassino, mi dà la carica. E Moxie diventa fico! E io avrei dovuto probabilmente usarla prima. Eh? Bruh.
Cercherò di rappresentare questa scena nel modo più realistico possibile. Sono un cazzo di idiota che pensa di essere superiore agli altri. Non mi lavo i denti dal 1800 e vesto come un film trash western, ma mi credo un dio. Blitzo, vieni con me ad ammazzare il rapace arrapato, così ti faccio vedere quanti fucili ha un serpente. Spoiler 2. Oh, ti prego, salvami, Moxie! Life is pain! You just have to be prepared to die. Che vogliamo fare? I due immortali condannati ad un'epica battaglia fino al giorno del giudizio con tanto di trompe. Sei proprio sicuro di voler continuare, collega? Chi è il debole ora, stronzo? Il compito mio è finito. Sì, ho capito. Volete scopare, ma ora basta! E sparì come un'ombra nella notte. One pair of pants later. E come i più patetici cliché delle commediole americane da quattro soldi, vengo finalmente considerato dai miei suoceri. Sono finalmente orgogliosi di me, il marito perfetto per il loro piccolo diavolo della Tasmania. Beh, più o meno. E che cazzo, ma basta con questi cliché? Davvero? La moglie che vuole uccidere il marito? Ma che cazzo? Ma almeno non parlare del tuo incredibile e terrificante piano per la sua morte mentre stai scenando con lui e con vostra figlia! E questa è proprio come è andata la storia. Iscrivetevi, condividete e mettete un like perché finalmente sono diventato fico. E ditemi se volete che vi racconti anche gli altri episodi.